bella adid sexy bambolina, l'abito bianco è bon ton e da urlo. Che bella adid sia una specialista nel settore della moda è risaputo, e l'abito bianco che ha sfoggiato a New York ne è l'ennesima conferma. In bianco a New York. Il rosso sarà anche il suo colore preferito, ma di certo anche il bianco le dona moltissimo, stiamo parlando di Bella Hadid, la supermodella da 15 milioni di followers su Instagram che ha appena festeggiato il suo 21esimo compleanno. Ed è proprio con uno scatto sui social che l'influencer ha voluto ringraziare tutte le persone che, nel giorno della sua nascita, hanno voluto rivolgerle un pensiero. Grazie a tutti per i vostri auguri di compleanno e l'affetto e sto esplodendo di felicità e sono davvero grata per tutte le persone meravigliose che fanno parte della mia vita. L'immagine raffigura Bella Hadid con un delicato abito bianco da Lolita, la modella passeggia con aria assorta per le strade di New York come fosse una ragazza normale e non una supermodella che vale milioni di dollari. Perché questo è il punto di forza di Bella Hadid e il motivo per cui è così ammirata da tutti, il fatto di non sentirsi al di sopra di nessuno, e rimanere la ragazza della porta accanto con cui scambiare quattro chiacchiere durante la pausa caffè. Questa peculiarità di Bella Hadid è stata ben visibile quando, durante la New York Fashion Week, ha difeso una fotografa dall'irruenza di un bodyguard addetto alla sua sicurezza. La modella aveva appena lasciato lo show di Michael Kors, e stava camminando per strada attorniata da giornalisti e paparazzi in cerca di uno scatto per i loro magazzini. Una guardia del corpo, nell'allontanare i presenti sulla scena, ha spintonato in modo virulento una ragazza, che ha rischiato di cadere per terra. Immediata è stata la reazione di Bella Hadid, che ha subito rimproverato il bodyguard urlando di non toccare la fotografa. Poi, le ha teso la mano chiedendole se si sentisse bene. Che si tratti di una fotografa compressa nella folla, o di Bella Hadid infastidita dai paparazzi, siamo tutti ugualmente importanti. Mentre per i bodyguards, spesso, se non sei famoso non sei importante, e se non sei importante puoi essere tratto come una MA. Volevo solo dirle grazie, ma in quel momento ero troppo scossa. Avrei voluto tirarmi fuori dalla situazione in un altro modo, ma lei ha praticamente dimostrato che il suo corpo non è più importante del mio corpo. Grazie per aver fatto la cosa giusta, e aver dimostrato che sono umana tanto quanto te, ha detto in seguito Chris Franco, la fotografa difesa da Bella Hadid. Un compleanno con un ospite speciale. Bella Hadid ha appena festeggiato il suo 21esimo compleanno, e per farlo ha organizzato un party a New York a cui ha partecipato anche Drake, l'ex fidanzato di Rihanna. Sono già un po' di mesi che si dice tra i due ci sia del tenero, ma la modella non ha mai risposto a queste illazioni, saranno solo semplici amici? In ogni caso sembrano avere un rapporto davvero speciale.